Ormai la strada perseguita alla Juventus è chiara, oserei dire chiarissima. La Juventus ha definito un progetto chiaro ed evidente, quello di un calcio sostenibile che deve prevedere l'inserimento a piccoli passi di calciatori all'interno del contesto Juve che possano, all'interno della Juventus, diventare grandi. Che sembra un progetto molto innovativo, ma se poi andiamo indietro nel tempo, ci rendiamo conto che la Juventus c'è stato un periodo in cui prendeva grandissimi campioni già affermati, ma se andiamo un passo indietro prima, ci rendiamo conto che la Juventus effettivamente non li prendeva i super top dei grandi squadroni, perché se ci pensate, la Juventus prendeva giocatori come Del Piero, non esattamente dal Real Madrid, non prendeva Zidane dal Barcellona, non prendeva Nedved dal Bayern Monaco, così come non prendeva i Zambrotta, i Camoranesi e tutti questi giocatori da grandissime squadre, bensì le prendeva squadre più piccole per poi farli diventare grandi alla Juventus. Questo è un progetto ormai chiaro ed evidente. Si è ulteriormente amplificato questo progetto con il progetto Next Gen, che ti porta dentro delle risorse importanti che poi ti puoi ritrovare in prima squadra. Attenzione, perché da questo punto di vista e la notizia di oggi è particolarmente interessante, perché la Juventus avrebbe messo gli occhi e chiesto informazioni addirittura, più che messo gli occhi, su un prodotto del vivaio di una squadra italiana che sembra essere molto interessante. Scopriamo oggi tutto nel dettaglio qui su FCM News Sport. Io come sempre vi ricordo che qui sarete sempre aggiornati in maniera costante e gratuita. Se vi va iscrivetevi al canale, lasciate like al contenuto, creiamo questa community ancora più numerosa per parlare di calcio in maniera sana e in maniera appunto pacifica, mi verrebbe da dire. Perché? Perché nel settore giovanile del Genoa, nel vivaio del Genoa, è cresciuto un ragazzo che, a detta di molti, può diventare un gran bel prospetto per il futuro. La Juventus, infatti, ha chiesto informazioni per Jeff Ekator, giocatore, attaccante molto interessante del Genoa, che ha già esordito in Serie A e di cui si parla un gran bene. Il Genoa vive un periodo particolare in cui negli ultimi giorni di mercato di fatto si è visto sfuggire due giocatori come Retegui e Gudmundsson, quindi di fatto in attacco, non avendo fatto questi grandi acquisti, avendo preso soltanto Pinamonti e Vitigna nel mercato di gennaio, nel gennaio scorso, diciamo che non è messo benissimo. Messias, Pinamonti, Ekuban e Vitigna è un attacco nì. Se tu sei abituato a Gudmundsson, Retegui, di certo passare da questi a questo tipo di attacco qua è un passo indietro. E durante il percorso estivo del Genoa, Girardin è stato, diciamo, rimasto affascinato da questo ragazzo, Jeff Ekator, che è un classe 2006 e gli ha infatti concesso il debutto in Coppa Italia contro la Regina. La Juventus gli ha messo gli occhi addosso e addirittura ha contattato il suo agente per chiedere informazioni sull'eventuale opportunità di arrivare alla Juventus. Lui è una punta centrale e quindi finalmente, mi verrebbe da dire, la Juventus comincia a puntare ma seriamente su giocatori interessanti di prospettiva come punta. Perché negli anni abbiamo visto tanti giocatori venire fuori. Pensiamo a Huijsen, giocatore che oggi gioca in Premier League, venuto fuori dalla Next Gen. Pensiamo a Sulè, oggi è un esterno offensivo della Roma. Pensiamo a Kai Jorg, che in realtà è arrivato non proprio alla Next Gen, ma Ibarra Lecea, Yiling, Ildiz, Fagioli, tutti giocatori che però centrocampo, esterni d'attacco, difensori, terzini, non c'è nessuno. Nessuna prima vera grande punta che è venuta fuori dal settore Next Gen. E questo è un problema. La Juventus ci ha provato quest'estate con i colpi Semedo e Afenaghiana, che non sono esattamente delle prime punte. Ekator è una prima punta. Però è una prima punta duttile. È una punta centrale che può, secondo me, fare la prima punta. È una prima punta anche per struttura fisica, ma all'occorrenza può essere usato anche da seconda punta o addirittura da ala sinistra. Questo denota che cosa? Un'evidente duttilità, ma anche propensione al gol, perché è un giocatore che segna, che sa segnare, ma che sa, giocando alla seconda punta o da ala, anche far segnare gli attaccanti e i suoi compagni. Ha un'ottima tecnica abbinata a una fisicità straordinaria, soprattutto tanta corsa. Ed è, oltre uno che segna, soprattutto un grande assist man. Lui è a tutti gli effetti italianissimo perché è nato e cresciuto a Genova e ha fatto tutta la trafila del giovanile del Genoa, quindi di fatto lui è genuano a tutti gli effetti. Ha fatto l'Under 17, l'Under 18, con la quale ha vinto lo scudetto, e poi la primavera, e oggi è arrivato in prima squadra. Lui in primavera ha fatto 14 gol e 10 assist. Prima ha fatto 27 gol. Insomma, un giocatore che evidentemente
a Genoa, al Genoa e a Genova lo definisco quasi una sorta di predestinato, uno che è destinato ad arrivare in prima squadra e fare grandi cose. In Coppa Italia ha esordito al primo minuto, ha sfiorato il gol, quindi non è arrivato a fare gol ma ha sfiorato il gol. Nelle prime due giornate di Serie A è stato inserito per pochi minuti, ha giocato pochissimo in realtà, pochi minuti con l'Inter, altri pochi minuti col Verona. È chiaramente un ragazzo ancora molto giovane, quindi deve crescere, deve migliorare, deve avere anche le sue chance. In questo momento a Genoa tra l'altro vedono in lui l'unica luce e l'unica speranza, diciamo, per il futuro. Perché, ripeto, un giocatore che è estremamente utile e duttile, che riveste tanti ruoli all'interno dell'attacco, ma che secondo me può avere ancora dei margini straordinari, cioè lui deve concentrarsi e capire qual è il suo ruolo. Secondo me, se si dovesse trasformare da vera e propria punta, stop, potrebbe svoltare la sua carriera. Ed essendoci così tanta pochezza nell'attacco del Genoa, potrebbe essere l'anno giusto, nonostante la giovane età. Detto ciò, la Juventus vuole però questa volta, con questo ragazzo e col Genoa, anticipare i tempi. Cioè, ormai il progetto della Juve è cercare di andare dai settori giovanili, parlare direttamente con i procuratori, che sanno che andare a Juve Next Gen è un passo in avanti importante, perché intanto ti sporchi le mani andando a giocare in Next Gen e quindi ti sporchi le mani nella Serie C in cui giochi, lotti e combatti, ma sempre con la maglia della Juve, quindi hai sempre un occhio di riguardo. Non è giocare nella Serie C con una squadra qualunque, è giocare la Serie C con la Juve Next Gen, soprattutto questa Juve Next Gen che vede il Savona di turno che l'anno scorso gioca in Serie C ma quest'anno ruba il posto a Danilo, oppure nella Serie C in cui Illiz prende, va in prima squadra e toglie il posto a Chiesa, che viene addirittura venduto per far spazio a un Illiz che l'anno scorso giocava in Serie C e che oggi è alla 10 di Alessandro Del Piero. Cioè è una concezione totalmente diversa, sia a livello dirigenziale, perché sennò la dirigenza non decide di dare la 10 a Illiz, sia a livello di allenatore, perché lui è che li mette in campo e lui che dice Savona gioca al posto di Danilo, che era il capitano. Savona invece è un ragazzino. E quindi questo ragazzo, che arriva anche per Next Gen, ma poi può essere in un attimo il salto in prima squadra, davvero in un attimo. Per cui l'Eventus ha preso i primi contatti e l'Eventus ora punta a parlare col suo procuratore per fargli capire che a gennaio già ci potrebbe essere il trasferimento nella Next Gen. E il passo poi verso la prima squadra potrebbe essere immediato, e la Juventus potrebbe avere il, non dico vice Vlahovic, ma comunque un'alternativa valida per il futuro a Vlahovic, magari non per questa stagione ma per la prossima, già in casa. È un prospetto interessantissimo che aggiunto gli piace tantissimo e su cui si sta lavorando per poterlo portare a Torino. Vedremo se avverrà nei prossimi giorni.